Elio Claro Bertoldi, Corriere Sport. Elio, come ha visto questo Perugia di Cosmi che nel primo tempo ha dato tutto sommato una buona impressione e poi è calato alla distanza un po' sull'esempio di quanto era avvenuto a Chievo, a Verona? Sì, però diciamo che oggi l'obbligo era di vincere e la squadra ha vinto senza grossi patemi, per la verità. In effetti il primo tempo ha giocato discretamente, poi siccome non ha trovato più le distanze che aveva nel primo tempo, probabilmente la stanchezza ha giocato in qualcuno, anche perché i tre che hanno giocato oggi non era che fossero rodati al 100%, perché Angella era la seconda presenza, Konate la stessa cosa, però Konate il suo l'ha fatto, ci ha messo molto cuore. Diciamo che la cosa bella di oggi è il passaggio di Nicolussi Caviglia, quel lancio di 30-40 metri, e il volo di Melchiorri che ha confezionato un regalino probabilmente prima della partenza, riportando il Perugia in una zona più tranquilla, perché la partita era insidiosa, loro erano pieni di assenze, proprio falcidiati, però un po' di cuore ce l'hanno messo, grande pressione a centrocampo per cercare di chiudere le linee di gioco. Sono una squadra povera e probabilmente il Perugia avrebbe dovuto giganteggiare, però non stiamo a guardare il pelo nell'uovo, era importante vincere, la squadra ha vinto e guardiamo con speranza al futuro. C'è questa curiosità, singolarità del ritorno di Rajkovic, ritorno di Fiamma. Alle volte il calcio è veramente, vabbè, come la vita, è pazzo, non me lo sarei mai aspettato. Si vedrà come i tifosi accoglieranno un pentito. Vedremo. Senti, hai sottolineato il fatto di Melchiorri che ha segnato forse facendo l'ultimo regalo. Hai notato che non ha esultato dopo il gol? Sì, ho notato. E ho sentito anche alla fine dell'intervallo, ho guardato DAZN e ha detto una frase che mi ha colpito, perché non è da lui, tecnicamente questo potrebbe giocare in Serie A, e ha detto, sostenendo che la vittoria era importante mantenerla e giocare sugli stessi ritmi il secondo tempo, che era contento di dimostrare che può giocare in questa categoria. Ora non so se si riferiva perché ci sono notizie o interessamenti di società di categorie inferiori, o ha tirato una frecciata a chi lo dava per scomparso. Chissà, forse a chi non lo faceva giocare prima. Benissimo, grazie per questa precisazione. Ciao. Ero Carlo Bertoldi, Corriere dello Sport. Corrado Rossito, Messaggero. Allora, Corrado, prestazione controversa, primo tempo in assoluto controllo del Perugia, secondo qualche affanno di troppo, anche se il Livorno non ha creato pericoli, però sai, quando le partite sono sull'1-0. Ma direi di sì, chiedo scusa, ma il freddo mi ha in qualche modo colpito. Ma Livorno poca roba, sinceramente, tutte le assenze si sono fatte sentire. È una partita che il Perugia doveva chiudere prima, sicuramente con un avversario un pochino più strutturato qualche rischio l'avrebbe potuto correre, ma io tiro in porta del Livorno non ne ho visti. È un Perugia che sta cambiando fisionomia, stavo notando che nella squadra iniziale praticamente mancavano 4-5 giocatori di quella che era un po' la squadra, diciamo, di Oddo. Per il resto ci vuole un po' di tempo, però qualcosa comincio a vedere, voglio vedere Perugia con avversari un pochino più strutturati sicuramente. Da rivedere davanti Falcinelli non benissimo secondo me, nel senso che è un giocatore che deve necessariamente trovare la porta. Bene Melchiori, ma lo sapevamo, si tratterà di capire chi giocherà con Gemmello. La mia impressione è che non esiste un giocatore ideale per giocare accanto a Gemmello,
probabilmente forse buon aiuto e Capone giocando in quella maniera, come c'è, cioè, dietro un pochino arretrati. Comunque Melchiorre ha giocato una buona vara, sinceramente è stato fra i migliori. Centrocampo servirà qualcosa, servirà il rientro di Quan, secondo me, con Ate benino, ma alla lunga penso che Carraro abbia maggiori garanzie. Beh sì, con Ate diciamo che il secondo tempo, quando su di lui è stata messa la marcatura uomo, è scomparso. Ma sì, tanto che a un certo punto, non so se hai notato, il Perugia cercava sempre di scavalcare il centrocampo, forse anche per sfruttare un po' le seconde palle, giocare sull'uno contro uno con i difensori del Livorno. Ma ripeto, insomma, tanto era importante vincere, secondo me, oggi. Non. Il resto passa in secondo piano. Vediamo adesso i prossimi impegni. Con la Juve Stabia sarà già una partita, secondo me, più complicata. Qual è la cosa che più caratterizza questa squadra secondo gli stilemi di Cosmi, secondo te, già dopo 20 giorni, diciamo? Beh, ma la maggiore intensità, sicuramente, più aggressiva come squadra, come ti dicevo prima, cerca più le verticalizzazioni, meno il possesso palla. Mi ricordo un po' il Perugia di Giunti di qualche tempo fa, con meno rapidità, più attenzione, però bisognerà vederla anche quando saranno tutti al completo, sinceramente servirà anche quello. E, ripeto, qualcosa da rivedere in mezzo al campo c'è, io credo che il rientro di Quan aiuterà, la difesa va bene così, la difesa abbiamo adesso, poi che arriva Rajcevic, praticamente siamo praticamente a posto, il resto, mezzo ancora qualcosina c'è sicuramente da ottenere. Aspettiamo Quan, perché è un giocatore importante per questa squadra, secondo me. Grazie ancora dello sito del Messaggero. Nicola Uras, Corriere dell'Umbria. Nicola, dove si doveva vincere, Perugia ha vinto, soffrendo un pochino nel secondo tempo, forse anche perché c'è stato un calo fisico che è somigliato un po' a quello di Verona, però nel complesso la squadra ha già dimostrato alcune caratteristiche che l'assimilano al suo allenatore. Vuoi aiutarci a individuarle? Ma sicuramente la prima mezz'ora c'è stata molta aggressività, la volontà, insomma, di mettere le cose in chiaro in campo da immediatamente, con un atteggiamento molto dinamico, molto aggressivo. È stata fatta, credo, una discreta prima mezz'ora, poi dopo il vantaggio credo che il Perugia abbia un pochino perso un po' le misure in campo, probabilmente col passare dei minuti è calata la condizione, come dicevi tu, probabilmente anche un pizzico di paura di non riuscire a farcela, perché comunque sia le ultime partite al Curi non è andate benissimo, quindi sicuramente c'era una componente psicologica e mentale che ha inciso. Sicuramente si è visto qualcosa, ma credo che c'è da lavorare tantissimo, perché questa è una squadra che, insomma, oggi ha praticamente scavalcato il centrocampo quasi sempre, ha avuto una buona mezz'ora sulla fascia destra, la prima mezz'ora da Mazzucchi Falzerano, poi insomma mi è sembrata, insomma, una partita difficile a livello di manovra, a livello di sviluppo offensivo. Credo che sicuramente il mister in queste settimane ha lavorato molto anche fisicamente, allenamenti molto più lunghi, ha reinserito la doppia seduta che prima, che nell'ultimo periodo non si faceva più, quindi sicuramente c'è una qualche giocatore un po' imballato, qualcuno che ha giocato un po' meno. Angelo è tornato a lungo infortunio, Mazzucchi era fuori dai radar di Oddo, quindi sicuramente fisicamente si è lavorato molto in settimana, quindi sicuramente queste prime partite di gennaio, forse anche la prossima, saranno un pochino complicate da questo punto di vista, però credo che, l'ha detto anche lui in conferenza, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista dell'identità di gioco, credo che ancora c'è da fare molto, perché poi comunque sia questa, insomma, c'era anche un avversario abbastanza in difficoltà, quindi è andata bene perché si è rivenuto 3 punti, il Perugia si riaggancia alla zona playoff, quindi ossigeno puro, perché la classifica poteva diventare pericolosa, però insomma dal mercato deve arrivare ancora qualcosina, credo, a centrocampo, l'ha detto anche Cosmi, e poi c'è da lavorare in settimana, perché insomma è ancora lunga, credo, la strada. 3-5-2 è un modulo particolare, quindi insomma sicuramente andremo alla direzione di una grande difesa molto solida, però poi c'è da fare tutto il resto. Ecco, mi hai sollecitato la domanda su Rajcevic. Rajcevic, per ammissione di tutti, è un giocatore che sicuramente il salto di qualità lo può far fare. Cosmi l'ha detto anche in conferenza stampa. Come valuti anche questo stop and go? Vado, non ritorno, non vengo? Ma credo che, insomma, sono le situazioni di mercato, è capitato già altre volte ad altre società. Il giocatore probabilmente non era sicuro, probabilmente
penso magari cioè, poteva essere ancora qualche differenza economica da limare. Probabilmente si è anche guardato intorno e questa eventuale offerta che aveva Milan dato alla Russia probabilmente non c'era, quindi insomma per un giocatore di 31 anni rimanere fermo un anno o comunque più di 6 mesi diventa un po' la tomba di una carriera. Abbiamo visto quanto è stato difficile per Rosi recuperare la condizione, lui arrivò a febbraio inoltrato, quindi ha fatto una scelta diciamo intelligente che poteva magari farla un pochino prima. Ora chiaramente Cosme è stato chiaro, insomma Perugia non è un club mediterraneo, però insomma credo che insomma ci sta che giocatori che magari hanno visto un certo calcio, parliamo di un ragazzo che si è allenato col Chelsea di Mourinho, che insomma ha fatto la Serie A, ha fatto la Bundesliga con l'Hamburgo, probabilmente insomma pensava e sperava di trovare qualcosa in più, ma non per Perugia, parlo di categoria probabilmente. Legittimamente. Però insomma alla fine è arrivato, dovrà aver bisogno di un periodo per mettersi in un minimo di condizione atletica, però insomma la difesa ha dimostrato con il ritorno di Angella, di Omber e Rosi, c'è anche Sgarbi, insomma per la batteria di tre credo che stiamo a posto, credo che sicuramente sarà il punto di forza e credo che ipotizzo che probabilmente vedremo tante partite insomma dove magari sarà fatta una fase difensiva importante e magari si cercherà davanti con Iemmello, Falcinelli, Melchiorri, se rimarrà la giocata, credo che possa essere un po' una linea che ha cercato lo stesso Perugia, insomma decidendo a gennaio di abbandonare la strada di Oddo della difesa 4 per puntare su un allenatore che giochi con la difesa 3, insomma si cerca un pochino più la praticità. Domanda secca, l'effervescenza, la novità con Conate o l'usato sicuro Carraro? C'è un dualismo? Ma c'è un dualismo, credo che sia più un'indicazione che anche Cosme ha voluto dare al ragazzo per quanto riguarda insomma questi ultimi giorni di mercato. Probabilmente a Cosmi non piace Carraro, probabilmente Conate non è in questo momento il massimo, però è funzionale per forse mandare questo messaggio, far crescere un ragazzo che probabilmente ha anche delle qualità, però per quanto mi riguarda credo che ancora non ha la cilindrata per giocare in una formazione che ambisce a un campionato importante. Sicuramente ha delle qualità, però anche lui insomma, c'è da lavorare tanto, insomma. Probabilmente qualcuno ha raccontato questo Conate anche nelle scorse partite qualcosa in più di quello che effettivamente ha dimostrato. Sicuramente è un ragazzo che ha anche una storia particolare, difficile, quindi tanti complimenti per essere riuscito a affacciarsi in un calcio professionistico che è sempre complicato per chi non ha magari grandi sponsor, grandi procuratori. Però insomma se Perugia deve pensare a un campionato di vertice, credo che insomma c'è bisogno di qualcosa di molto di più. Io preferisco nettamente Carraro, ma mi piaceva molto il Carraro che giocava con Nesta, quest'anno ha avuto alti e bassi, credo che dipenda anche dal modulo di gioco, dai compagni che ha vicino. Vediamo, perché credo che lì ci potrebbe essere una sorpresa. Grazie Nicola Uras.